Sono ormai giorni, anzi che dico, settimane, anzi mesi, forse più di un anno. Da quando c'è o da prima Matteo Renzi come presidente del Consiglio dei Ministri, che ascolto e ascolto e riascolto di questo patto del Nazareno che non si rispetta, che è stato violato, che non esisterebbe più, che è decaduto, questo patto del Nazareno. Ecco, adesso che cosa c'entri Gesù di Nazareth, che abbia a che fare fra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, che qualcuno me lo spieghi. È una metafora per dire che fino adesso ad intermediare tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi c'è stato di mezzo il Vaticano? O è un referente religioso che si appellano col patto del Nazareno al Nazareno per coinvolgere i fedeli cristiani di Gesù di Nazareth? Io non lo so, però che si lasci in pace Gesù, anche perché molti degli elettori di Berlusconi e di Renzi sono atei. Quindi che pretesto ha coinvolgere il Nazareno, i patti del Nazareno? Non lo so. Poi la politica italiana fa schifo. In più ritorniamo alla Democrazia Cristiana con i patti del Nazareno, perché Renzi è un ex democratico cristiano, forse per quello che li hanno chiamati i patti del Nazareno, i patti del democratico cristiano con Silvio Berlusconi, che o è ateo o è pagano come quelli della Lega. Io ho visto molti simbolismi pagani, molti video sui simbolismi pagani della Lega, tipo l'ampolla d'acqua, ma non so se ci sarà un esoterismo in questo patto del Nazareno. Forse sì, forse no, e chi lo sa. Però fatto sta che mi hanno scassato le palle con questo patto del Nazareno, patto del Nazareno, e non ti dicono in che consiste il patto del Nazareno. Perché nell'Italia dei misteri, nell'Italia dei veleni, nell'Italia dei complotti, nell'Italia degli orditi occulti, debbono anche esserci dei patti indecifrabili. Così i politici fanno finta che chissà di che discutono, di che parlano, di che si occupano. In verità il patto del Nazareno è che un partito che dovrebbe essersi sciolto o stare all'opposizione sta al governo. Berlusconi come referente politico incluso dentro il geriatrico, del quale era andato a fare da reo lavori comunitari. E Berlusconi è il referente di Renzi, mentre invece dovrebbe essere Beppe Grillo, che è la terza forza politica. Non so chi governa in Italia. Fatevi questa domanda, facciamoci questa domanda: chi governa oggi in Italia? Berlusconi continua a fare politica anche se era stato estromesso dalla politica per reati giudiziari. E la sua forza politica continua a stare nella maggioranza perché hanno fatto queste larghe intese, queste larghe maggioranze, pervertendo i voti usciti dall'urna. Renzi governa con Berlusconi e Beppe Grillo, la terza forza politica, è rimasto il terzo escluso, anzi il terzo incomodo, e non riesce il suo Movimento 5 Stelle a imporsi governativamente come dovrebbe essere, perché tutta la burocrazia, tutte le strutture di infrastrutture, tutti i funzionari sono o pidini o del PDL, PDLini, predellini. E invece no, dovrebbero essere stati sostituiti con i pentastellati. Invece questo non è successo. C'è stato un inciuccio che ha travolto con queste larghe intese i risultati delle urne. Adesso ci sarebbe da chiedersi se gli italiani sanno chi governa, se sono conformi con questi risultati, oppure se non lo sanno e se ne fregano, lasciano governare chi riesce a governare, e questo è male, perché poi alla fine non avranno quello che vogliono: giustizia
e un miglioramento sociale. Però io dico, la terza forza incomoda, il Movimento 5 Stelle, perché non la lasciano governare? Perché hanno occupato tutti gli spazi burocratici, le istituzioni private e pubbliche, e la sinistra e la destra. E poi un'altra cosa, veramente, non se ne può più di questo patto del Nazareno. Perché non parlano di politica come si deve parlare di politica? Quello che realmente fanno attraverso il patto del Nazareno. E non so, ci vorrebbe un rinnovamento politico, però credo che molti dei parenti, dei familiari e degli amici dei politici dei PDL, dei PD, Ezio, PDS, Ezio Margherita, vedi come si sono mangiati i soldi, sono quelli che continuano a votare, cioè il 50% della popolazione sono parenti, amici, familiari raccomandati di PDL e PD. E quindi per quello bisognerebbe cambiare gli italiani, perché votino qualcosa di diverso, perché altrimenti la casta continua a autoperpetrarsi anche con i voti di parenti, amici e familiari e raccomandati vari. Perché dovrebbero votare per altri quando ne hanno dei benefici? Ecco, voi chiedetevelo. Allora, questa è stata la mia riflessione per oggi. Vi ringrazio di avermi visto, il vostro Sant'Enchan. Mi raccomando, se vi piace questo video, votate like e lasciate dei commentari. Io li filtro. Comunque, i migliori, quelli che sono decenti, li faccio passare. Beh, da molto tempo che non facevo un video, spero mi perdoniate, quelli che mi seguono, che sono in tanti, c'ho tanti iscritti già adesso. Abbiamo superato quota 100.000 visioni. Spero che YouTube mi arrivi a pagare, ma per quello forse dovrò avere più di 1 milione di visioni del canale o 1 milione di iscritti. Se potete, fate scrivere i vostri parenti, amici e familiari nel mio canale, io sono disoccupato. Ringraziandovi di tutto, e al prossimo video, a presto. Sto cercando di perdere tempo perché superi i 10 minuti. Dato che sono disoccupato, gli metto l'opzione di tanta pubblicità nel mezzo quando superano i 10 minuti i miei video. Comunque, se non superano i 10 minuti lo carico lo stesso. Non ho filmato a cavolo di cane per nulla. Allora, ecco il mio pensiero sul Nazareno, sul patto del Nazareno, l'ho detto. Coinvolgono Gesù Cristo nei loro porci comodi e mi sembra indecente. Ciao. Ciao Marco Travaglio, mi Che raccomando, caldo che se fa vuoi che oggi collabori venerdì con il fatto 13 quotidiano, marzo fammi sentire. 2015. Ciao. Fanno la bellezza di 30 gradi e non c'è neanche un filo d'aria fresca, ma neanche un filo d'aria calda. C'è una bonaccia? Beh, ci vediamo. Ciao, spero voi stiate bene. Si suda da pazzi.